delle immortalità dell'anima. Poiché l'uomo è una lampadina, Dio lo abita in qualche incavatura, in qualche circuito, lo abita in un destino, lo abita nell'essere. Anima, respiro, corrente, corrente, flusso, vita. Come la corrente nella lampadina, così in me si accende l'anima. Fin quando può vivere una lampadina? Ed io fino a quando vivo? E quando questo corpo di vetro, quando noi, come le lampadine, quale poi il destino di una lampadina dopo che l'hanno consumata? Ragiona così l'io tormentato della lampadina. Può l'anima morire? Può la lampadina risorgere? La lampadina è immortale. Eterno è solo